L'azienda dei fratelli Mirone a Castellazzo Bormida subisce i danni evidenti dell'esondazione della Bormida. Qual è la situazione in questo momento, venerdì pomeriggio? La situazione in questo momento è che sembra che si sia stabilizzata l'esondazione, però comunque ormai, come potete vedere, i danni ci sono, gli ultimi raccolti ormai sono finiti, avremmo voluto finirli in modo diverso, ma purtroppo dopo un'annata che è stata dire di più che siccitosa, quindi con tutte le problematiche legate alla siccità, paradossalmente ci troviamo ormai di fronte a una situazione totalmente contraria e quindi l'impossibilità di raccogliere il prodotto che con molta fatica abbiamo cercato di portare a compimento. Quindi questo sappiamo che fa parte del rischio del nostro mestiere, però non è sicuramente carino subirlo. Quali sono le produzioni che vediamo sommerse in questo momento? In questo momento quella che si vede sommersa, che è più vicina a noi perché è quella più raggiungibile, è il sedano, mentre verso quella costruzione che si vede nascosta tra le piante su una palafitta, là abbiamo ancora circa 300 quintali di indivia riccia che purtroppo è andata persa. E come si trattano i campi una volta ritirate le acque? Vedremo un attimino la corrente che è passata sopra gli appezzamenti, nel ritirarsi che cosa si porterà dietro, quindi ci saranno poi tutti i ripristini dei livelli, ma a priori non possiamo comunque parlare, è giusto che i conti, sappiamo che ci saranno dei grossi problemi, però farli ora non è corretto. Via. Quindi la stima dei danni al momento non è possibile farla? Non è possibile fare nessuna stima attualmente. L'unica stima che possiamo fare è il mancato raccolto, mentre per tutto quanto riguarda i ripristini dei fondi ci dobbiamo vedere successivamente. Però sullo storico aziendale quest'area è soggetta a esondazioni? Sullo storico quest'area qui propriamente no, è accaduto un'esondazione di questo tipo qua nel 1977, quindi le vecchie esondazioni hanno semplicemente toccato marginalmente questi appezzamenti, invece in questo caso qua l'esondazione è nettamente superiore, come si può vedere anche come si è allargata anche sull'altro lato, è veramente... Le piogge che abbiamo ricevuto sulla nostra zona non sono state così elevate, sicuramente la responsabilità è da addebitare alle piogge, se di responsabilità possiamo parlare, a quelle che sono state in Alta Val Bormida e quindi oggi subiamo questa conseguenza. Alcuni signori del paese lamentano i letti dei fiumi invece maltenuti. I letti dei fiumi sicuramente non sono mantenuti e questa è una sicuramente delle cause, non vorrei dire la principale, ma comunque sia una delle cause, anche perché bisognerebbe ponderare un attimino bene prima di fare questi ragionamenti, in quanto è da vedere un attimino anche la quantità d'acqua che viene portata giù, in questo caso dall'Appennino Ligure. Quindi sicuramente abbiamo un innalzamento di livelli a causa delle ostruzioni sul corso del fiume, però sicuramente è eccessiva comunque anche la pioggia. E infine altri commenti di colleghi agricoltori della zona? Altri commenti, per fortuna o per sfortuna, adesso il grosso problema erano che intorno su altri appezzamenti erano state semine di cereali, come orticole sulla mia zona in questo caso sono l'unico che ha subito il danno, però sicuramente nel momento in cui c'è un'esondazione nessuno può essere contento. Adesso rido per non piangere, qui la situazione è quella che fanno vedere anche i telegiornali, non so proprio cosa dire, il disastro più totale, siamo 40 centimetri sotto il livello del 94. Una stima dei danni è già possibile farla? In questo momento assolutamente no, mio fratello adesso è da questa notte che è chiuso là in azienda perché abbiamo anche dei vitelli, li abbiamo messi nel punto più alto della cascina che abbiamo, adesso avranno, mio fratello mi ha detto che hanno circa 10 cm d'acqua sotto, lui è chiuso il piano sopra, non può muoversi, sta là, aspettiamo. Come vi aggiornate di ora in ora sul monitoraggio? Di ora in ora qui purtroppo ci avevano detto, da quello che ci dicevano, fino alle 2 doveva fermarsi, cioè stabilizzarsi cose, invece tuttora sta continuando lentamente ma alzarsi.
Sì, Amasio, dunque, la situazione è che il Tano continua sempre ad aumentare, perché avendo dei riferimenti con la classica canna, eccetera, da oggi è aumentato, cioè si è allargato, diciamo, l'area allagata. E non tende a diminuire proprio per niente. Notizie certe non ne abbiamo, perché anche tramite internet, guardando le stazioni idrometiche, ci sono i dati di 2 ore fa, di conseguenza uno non può avere un riferimento ben preciso. E le vostre produzioni? Produzione, dunque, allora un po' siamo riusciti a portarle via del mais, però un bel po' è rimasto il capannone perché è arrivata l'acqua, era tutto bagnato, non si poteva fare nulla. E l'altro, il silos è allagato nella parte inferiore e adesso vediamo quando andrà via l'acqua cosa si potrà fare per recuperare il prodotto dalla parte superiore. Però da fare velocemente perché prende l'umidità e sarà da buttare via tutto. No? Cioè. La mia azienda è ancora completamente sommersa sotto l'acqua, almeno 30 ettari sono ancora tutti sotto l'acqua e non so cosa ne farò, soprattutto di quelli della lavanda, perché avevo 3 ettari di sotto di lavanda appena piantata a maggio quest'anno. Quali altre produzioni? Allora, poi avevo 10 ettari di grano già seminati, 1 ettaro di farro, 1 ettaro di camut e 5,5 ettari di orzo già seminati e 5 di loietto. Ha delle aree aziendali che si sono salvate più elevate? Sì, 1 ettaro sicuramente perché sta dall'altra parte della strada e degli altri 6-7 ettari che ho sopra sono in parte presi quelli non dall'argine, perché l'argine mi ha salvato comunque i fabbricati, ma dalla fogna che si è rotta in via Vecchia dei Bagliani, quindi degli altri diciamo che ne avrò 3,5-4 coperti. Dall'acqua che è uscita dalla fogna, quelli. Capannoni e strutture invece? No, tutto a posto grazie all'argine. E a me l'argine, se bastavano 30 cm in più, io ce l'avevo anche tutta nei capannoni. Quindi a me l'argine ha proprio completamente salvato tutti i capannoni.